Le tasse saranno ridotte in modo importante. La promessa di Matteo Renzi arriva dal palco dell'Assemblea PD a Milano. IRES e IRAP a partire dal 2017. Nel 2018 interventi saranno fatti sugli scaglioni IRPEF e sulle pensioni. Ma già dal 2016 sarà cancellata la tassa sulla prima casa. Nei prossimi mesi, ha aggiunto il Premier, arriverà anche la legge sulle unioni civili. Oggi le commemorazioni per la strage di Via D'Amelio a Palermo, in cui morirono 23 anni fa Paolo Borsellino e la sua scorta. Assente il presidente della regione Crocetta, al centro delle polemiche per l'intercettazione diffusa dal settimanale L'Espresso. La procura ne smentisce l'esistenza e apre un fascicolo. Cautela del Partito Democratico nei confronti di Crocetta, autosospeso dall'incarico. Frasi indecenti, dice il Premier Matteo Renzi. Sulle tensioni scoppiate a Roma e Treviso per l'emergenza migranti interviene il prefetto Gabrielli. Non escludo lo sfondo razzista, ma non esistono percorsi alternativi per l'accoglienza. Anche a San Nicola ne arriveranno altri. Intanto il questore valuta il DASPO per gli autori dei disordini di ieri. Ad Atene Tsipras ha varato il nuovo governo in seguito al voto in Parlamento che ha segnato la spaccatura all'interno di Syriza e il partito del Premier. Intanto l'ex ministro Varoufakis torna ad attaccare l'accordo con i creditori. È destinato al fallimento, dice, mentre dalla Germania il ministro Schäuble ammette divergenze con la cancelliera Merkel e non esclude in futuro le dimissioni. Oltre 115 morti e 120 feriti è il tragico bilancio dell'attentato compiuto dall'ISIS a nord di Baghdad, in una città a prevalenza sciita. Un'autobomba con 3 tonnellate di esplosivo è stata fatta esplodere nella zona commerciale dove si celebrava la fine del Ramadan. Isan pubblica in esclusiva un filmato del 1933 in cui la futura regina Elisabetta, che all'epoca aveva 7 anni, alza il braccio destro per il saluto nazista. Immediati commenti sull'atteggiamento della famiglia reale nei confronti della Germania degli anni 30 e immediata la reazione furiosa di Buckingham Palace. Dunque una buona giornata dal telegiornale della 7, una giornata in cui l'avete sentito dai nostri titoli. Ricominciamo dalle parole di Matteo Renzi, che ha riunito il suo partito, il Partito Democratico, scegliendo il palco dell'Expo, un intervento da segretario di partito ma anche da premier per fare il bilancio sugli ultimi mesi di governo e anche gli inciampi elettorali del Partito Democratico. Ma da dove ripartire? Come cambiare pagina senza trascurare tutti i fatti di attualità di questi giorni? Una rivoluzione delle tasse, ha detto Matteo Renzi, tra le altre cose, che non avrà precedenti nella storia repubblicana, la tassa sulla prima casa di cui tanto si parla in ogni campagna elettorale, ha promesso il Premier, sparirà dal 2016, ma poi non ci fermeremo qui, andremo avanti negli anni successivi toccando anche le tasse sul lavoro. Cominciamo da qui. La politica che non decide è la politica che non fa il suo mestiere. Noi siamo per discutere, per ragionare, per riflettere, per dialogare fino in fondo, ma se la politica non decide noi non siamo più noi stessi. Expo Milano, la location scelta dal segretario Premier per parlare all'Assemblea del Partito, un luogo simbolo per l'Italia che riparte, così come vorrebbe fare Renzi del suo PD. Un PD che perde consensi, qualche comune, come dice il segretario, ma prima perdeva altro che qualche comune, un PD con dei no all'interno, ma le cose le abbiamo fatte, attacca subito Renzi. Siamo abbastanza portati tutti, diciamo io per primo, a costituire talvolta la tribù dei musilunghi più che una comunità di persone entusiaste e appassionate, perché probabilmente c'è qualcosa che ancora non va. È perché abbiamo perso qualche comune? È perché abbiamo perso la Liguria? Può darsi, ma non credo che possa essere solo questo. Forse qui non ce lo ricordiamo, ma c'è stato un tempo nel PD in cui si perdeva molto, non è che si perdeva qualche comune.
Il rilancio del partito comincia da qui, con il segretario che elenca le cose fatte e che rischiavano invece di restare ancora una volta bloccate nella palude. Certo, c'è ancora molto da fare, avverte, non tutto è così facile, ma tutto è in movimento. Quello che abbiamo fatto in 2 mesi è degno di onore e orgoglio perché ha consentito al Paese di ripartire. Rimarca i dati positivi, Renzi, e non mancano le stoccate ai professionisti dei talk show, al sistema della comunicazione, che questi dati li oscurerebbe dietro un pessimismo cosmico. Il primo trimestre del 2015 è il primo positivo dopo 11 trimestri. Crescono i mutui, cresce l'uso delle carte di credito, i consumi tornano al segno più dopo 3 anni, lo dice Banca Italia. La produzione industriale, ha sottolineato ancora Renzi, replicando a chi diceva che questo paese doveva voltarsi al solo turismo, è cresciuta del 3%. Poi il passaggio sul patto del Nazareno e l'elezione di Mattarella. Non manca l'Europa, considerata ormai come una matrigna. È cambiato il ruolo dell'Italia, dice Renzi. Altro tema, l'immigrazione. Il premier non risparmia critica al segretario della Lega. Noi non abbiamo paura di Salvini. Renzi annuncia che le unioni civili saranno legge entro l'anno. Un passaggio applaudito questo dal critico Gianni Cuperlo, mentre sulle tasse dal 2016 arriverà, dice il segretario, la sforbiciata, via tassa sulla prima casa e IMU agricola, e dal 2018 interventi su pensioni e IRPEF, quella che Renzi definisce una rivoluzione copernicana. Se noi facciamo le riforme, e questo se è il punto architrave del sistema, nel 2016 potremo intervenire con una sforbiciata alle tasse, che proseguirà nel 2017 e nel 2018 in modo puntuale. Dunque, fin qui è Matteo Renzi, l'abbiamo sentito, soprattutto rilanciare la sua azione di governo andando a toccare quelli che sono temi più cari all'elettorato, che riguardano la tassazione e i tagli delle imposte. Però c'erano anche molti argomenti di attualità, particolarmente spinoso per il suo partito, il Partito Democratico, il destino politico di una regione importante, cruciale come la Sicilia, che in questo momento, lo sapete, ha un governatore PD, Crocetta, che si è autosospeso, travolto dalla bufera politica di quelle intercettazioni che riguarderebbero una sua mancata reazione a quella frase shock, faremo fare alla figlia di Borsellino, la figlia di suo padre. Intercettazioni e conversazioni che la Procura continua a confermare di non avere. È stata aperta un'inchiesta al riguardo per l'indiscrezione poi pubblicata dall'Espresso. Tutto questo in una giornata diversa dalle altre, perché è la giornata della commemorazione dell'anniversario della strage di Via D'Amelio, in cui Crocetta non parteciperà. La bufera non si placa nel giorno della commemorazione della strage di Via D'Amelio. Non ci sarà Rosario Crocetta, invitato dai familiari di Paolo Borsellino a non partecipare. Sul governatore siciliano pesa il silenzio davanti alla frase shock pronunciata dal suo medico, l'indagato e arrestato Matteo Tutino, nel corso di una conversazione intercettata. L'auspicio per Lucia Borsellino, ex assessore alla sanità e figlia del magistrato ucciso dalla mafia, di una fine come quella del padre. L'attenzione ora è tutta sull'intercettazione, che per i magistrati non è in nessuno degli atti dell'inchiesta, non esiste, che invece c'è ed è stata ascoltata, anche se non è perfettamente comprensibile, secondo i giornalisti dell'Espresso che l'hanno pubblicata. Un giallo che condiziona il destino politico di Crocetta, che quella frase dice di non averla mai sentita, mentre emergono altre intercettazioni che disegnano un contesto di ostilità da parte di medici e manager della sanità siciliana nei confronti della Borsellino e la volontà di Crocetta di mantenerla comunque al suo posto, nonostante la diversità di vedute. Così, se a caldo nessuno ha giustificato Crocetta, e dal quartier generale del suo partito, il PD, come dalle opposizioni, sono piovute richieste di dimissioni, ora è il tempo della cautela. Con Crocetta che si è autosospeso e tratteggia l'ipotesi di una oscura manovra ai suoi danni, si schiera il segretario regionale del PD, Fausto Raciti. Mi sarei aspettato una telefonata di Matteo Renzi, dice, non ci sono motivi per interrompere la legislatura e andare a votare. La politica è una cosa, le intercettazioni di dubbia provenienza sono altro. Quella intercettazione è stata smentita, non c'è altro. A fare chiarezza ci ha pensato il procuratore Lovoi. Partita comunque apertissima. Il PD siciliano è diviso e a Palermo, come a Roma, le opposizioni, dai 5 Stelle a Fratelli d'Italia, la Lega, continuano a chiedere dimissioni ed elezioni. Il vice segretario del Partito Democratico, Lorenzo Guerini, chiede ancora chiarezza. La vicenda dell'intercettazione, che per la Procura di Palermo non c'è, è per certi versi un po' inquietante, dice. Se le frasi fossero state pronunciate, sarebbero gravissime e indecenti. Se Crocetta ha sentito quelle parole deve dimettersi, incalza il capogruppo del PD al Senato, Luigi Zanda. Ma la vicenda riapre anche il dibattito sulla necessità di una legge sulle intercettazioni.
Il sottosegretario alla giustizia, Cosimo Ferri, NCD, avverte: servono regole, le intercettazioni sono importanti per la lotta alla criminalità organizzata e per i reati contro la pubblica amministrazione, ma non possono diventare uno strumento di lotta politica. Occorre avviare una riflessione, bisognerebbe limitare la pubblicazione delle intercettazioni irrilevanti che vanno distrutte e occorre un responsabile degli atti che paghi se sbaglia. C'è un'altra emergenza che incalza il governo alle sue responsabilità, quelle da cui arrivano le accuse più feroci da parte delle opposizioni, che a loro volta da parte di Renzi vengono accusate di cavalcare il populismo, ed è la gestione dei migranti sul nostro territorio, la distribuzione, quella per cui Renzi ha invocato umanità nell'intervento di questa mattina. Le immagini sono quelle che vi abbiamo mostrate nei giorni scorsi, che raccontano da una parte l'intolleranza e la mancanza di possibilità di convivenza tra gli abitanti che vengono in qualche modo coinvolti da questo smistamento, persone che sono messe in difficoltà. È successo alle porte di Treviso, con migranti che sono poi stati spostati, ma è una situazione ancora tutta da scrivere, perché in arrivo ce ne sarebbero altre proprio in quelle zone. Ma quel che è degenerato è poi la protesta e il presidio, che era partito civilmente nella giornata di ieri alle porte di Roma alla Storta, e poi anche l'intervento dei militanti di Casa Pound ha fatto degenerare la situazione. I feriti tra le forze dell'ordine, ordine sotto gli occhi di tutti, una gestione dell'emergenza che resta davvero difficoltosa. Casale San Nicola il giorno dopo. È tutto tranquillo qui nella periferia nord di Roma, teatro ieri di violenti scontri contro l'arrivo di 19 profughi ospitati nell'ex scuola Socrate. Per motivi di opportunità c'è stato uno stop al programma di arrivi. Il nuovo scaglione di 20 richiedenti asilo è stato rimandato. Al presidio dei residenti contrari al centro di accoglienza c'è poca gente. Una delegazione si è spostata davanti al tribunale di Piazzale Clodio, dove si svolge il processo per direttissima del dirigente di Fratelli d'Italia, Giorgio Mori. Ha solo fatto il suo lavoro, proteggere i cittadini, ha dichiarato la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. La soluzione del dirigente di Fratelli d'Italia dimostra che abbiamo fatto anche stavolta il nostro lavoro. Abbiamo difeso i cittadini da una politica incapace di affrontare seriamente il problema dell'immigrazione e continueremo a farlo a Casale San Nicola, come su tutto il territorio della capitale, come su tutto il territorio nazionale, fino a quando Renzi, Alfano, Marino e tutti i responsabili di queste politiche non capiranno che stanno producendo una guerra tra poveri. Dal canto suo il prefetto Gabrielli si dice sempre pronto al confronto con gli abitanti di Casale San Nicola, ma non recede sull'accoglienza. Il programma va avanti come previsto, gli arrivi continueranno, ha dichiarato, specificando che non si tratta di stranieri appena arrivati. I migranti sono persone che già vivevano in una struttura di accoglienza romana, trasferiti poi nel nuovo sito proprio perché quello di Via Visso, nel quartiere di San Basilio, era in condizioni precarie ed è stato chiuso. Per le violente proteste di ieri il prefetto si dice amareggiato, i cittadini si sono fatti strumentalizzare da estremisti che hanno attaccato la polizia facendo 14 feriti tra gli agenti. Contro gli autori dei disordini è in vista il DASPO, potrebbe essere applicata anche a loro la misura contro i violenti negli stadi. La normativa infatti prevede dallo scorso agosto che il divieto possa essere emesso anche a carico di chi commette reati contro l'ordine pubblico. E poi naturalmente nel nostro telegiornale c'è la Grecia, lo ricorderete, il weekend scorso ve l'abbiamo raccontato come un weekend di logorante attesa per il popolo ellenico, con Tsipras a caccia di quell'accordo poi raggiunto in extremis con l'Europa per l'ennesimo salvataggio. Questo fine settimana in qualche modo è un weekend di più ampio respiro, con qualche spiraglio di speranza, se non altro perché già dalla giornata di lunedì si tornerà a una normalità a livello di banche, anche se con ancora limitazioni. C'è il prestito ponte dell'Europa, il primo, c'è una battaglia sui tavoli dell'Europa che si gioca col Fondo Monetario Internazionale sulla ristrutturazione del debito ellenico, e poi c'è il fronte interno, che è un fronte scomodo perché Tsipras deve cambiare le caselle del suo governo, l'ha fatto 10 tra ministri e viceministri, ma gli affondi interni degli ex che non hanno digerito l'accordo è un affondo molto duro. Giurano i ministri di Alexis Tsipras un rimpasto fatto con il bilancino limitato quanto basta a non dover chiedere un nuovo voto di fiducia. Fuori coloro che hanno votato contro il piano delle riforme, dentro i fedelissimi del Premier, ed ora si può discutere sulla qualità del governo e sulla capacità di portare a compimento il diktat imposto dall'Europa. Il primo epurato è proprio Panagiotis Lafazanis, leader dei ribelli, insieme all'ex ministro delle finanze Varoufakis. Al suo posto al Dicastero dell'Energia l'ex ministro del Lavoro Panos Kourletis.
Resta chi ha ereditato la posizione di Varoufakis. Euclid Tsakalotos, che ha ricevuto la visita del premio Nobel Stiglitz, da sempre contrario all'accordo con la Troica. L'accordo imposto da Bruxelles sarà un fallimento, ha ripetuto oggi alla BBC proprio Varoufakis. Passerà alla storia come il più grande disastro della storia dell'economia. Poi se la prende con la sua nemesi, il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble. Ha bloccato il negoziato, racconta, con l'obiettivo di mettere la Grecia in ginocchio e di imporre l'austerità. Schäuble risponde dalla colonna di Der Spiegel e sembra confermare la tesi di Varoufakis quando sostiene che le misure della Troika non hanno funzionato solo perché la medicina non è stata presa fino in fondo dal paziente. Non solo, la sua enorme popolarità in Germania per come ha costretto Atene a capitolare lo porta di fatto ad essere, come Varoufakis per Tsipras, il leader dei 60 ribelli che ieri hanno votato contro il terzo memorandum europeo e lui stesso ha cercato di convincere senza successo. Con la cancelliera, spiega, sulla Grecia ho posizioni diverse e se mi venisse imposta una visione che non condivido non potrei che dimettermi. Ora la tesa è tutta per lunedì, quando in Grecia riapriranno le banche, anche se rimangono in vigore sia il blocco dei capitali sia il limite di 60 euro per i prelievi. Nel frattempo il paese deve superare un weekend rovente. Il premier ieri è dovuto correre alla sede della protezione civile dopo lo scoppio improvviso di oltre 30 incendi in diverse aree del paese, incluse le colline intorno ad Atene, per i quali già ci sono due arresti. Il governo non ha soldi in cassa anche per domare le fiamme e dunque è stato costretto a chiedere aiuto all'Europa. I numeri di Tsipras, dicevamo, dopo la lunga trattativa, ma anche la perdita dei pezzi del suo partito Syriza e le conseguenze, ci si interroga su quelle. Poco fa sono usciti i numeri di un sondaggio pubblicato da un quotidiano greco che assegna a Syriza ancora la maggioranza assoluta con 164 seggi, avrebbe il 42,5% dei voti se gli elettori fossero chiamati oggi alle urne. Naturalmente sapete che in Grecia si parla tra le possibili conclusioni anche di elezioni anticipate in autunno. Andiamo adesso alla fine del Ramadan, segnata da una strage terribile, fine Ramadan nel sangue in Iraq. Siamo alle porte di Baghdad, c'è stata un'esplosione terrificante, un automezzo carico di esplosivo che ha fatto strage, un bilancio difficile, oltre 100 vittime, ma ancora da scrivere, mentre la matrice, la mano che ha colpito è chiara, perché puntuale è arrivata la rivendicazione dell'ISIS, dello Stato Islamico. 3 tonnellate di esplosivo, un attentato impressionante per violenza e danni, 3.000 kg di T4 usati per imbottire un'unica automobile e farla saltare in aria nel mercato di Khan Bedisad. Ieri, ultimo giorno di Ramadan, il souk cittadino era pieno di gente, con intere famiglie alle prese con la spesa per salutare Eid al-Fitr, la festa di chiusura del mese di digiuno imposto dal Corano. Non è ancora possibile dare una cifra esatta delle vittime. Stime provvisorie a 24 ore di distanza dalla strage si muovevano poche ore fa tra gli 80 e i 90 morti, poche di meno le persone ferite. Un ultimo bollettino diffuso qualche ora fa invece azzarda una cifra che supera le 115 vittime, ma si scava ancora sotto macerie di interi palazzi venuti giù come colpiti da una scossa tellurica. Tetti divelti, macchine scaraventate a decine di metri, un cratere alla fine di oltre 5 metri di diametro. Le persone in strada raccontano che non si vedeva nulla del genere qui nella regione di Diyala, almeno da una dozzina d'anni. Ogni anno durante il Ramadan, raccontano ancora, c'è un attentato contro gli sciiti, colpevoli solo di essere tali. I tagliagole dell'ISIS avrebbero agito per vendicare la morte di miliziani fedeli al neocalifato avvenuta nei giorni scorsi ad Awija. L'intera regione, siamo a 30 km da Baghdad, nella zona nord, da oltre un anno è una delle prime linee di scontro tra esercito iracheno e terroristi sunniti che di fatto controllano buona parte di quest'area sulla via che porta alla capitale. Nel frattempo l'autoproclamato califfo dei tagliagole al-Baghdadi avrebbe deciso di farla finita con la registrazione e la successiva diffusione delle immagini che mostrano decapitazioni ed esecuzioni capitali dei cosiddetti infedeli da parte dei suoi sgherri. Al-Baghdadi lo avrebbe ordinato per rispettare i sentimenti dei musulmani e in particolar modo quelli dei bambini. Secondo la fonte, tuttavia, la direttiva sarebbe già stata contestata da gruppi di combattenti algerini e sauditi che la ritengono un modo per assecondare l'opinione pubblica occidentale. Dalla Siria arriva infine la notizia, ripresa anche dal New York Times, ma da verificare con attenzione, circa l'utilizzo di gas letali da parte sempre dello Stato Islamico contro combattenti curdi Peshmerga, sempre nel nord iracheno, ad Asaka, attacchi con armi chimiche avvenuti, secondo l'Osservatorio Siriano per i diritti umani, il 21, 22 e 28 giugno scorsi.
Non è notizia che siano giorni di grandissimo caldo, ma anche di temporali improvvisi e davvero violenti. Vi raccontiamo quello che è successo alle porte di Strasburgo, una situazione con un temporale estivo improvviso davvero violento che ha colpito un raduno di scout, non pochi, erano 15.000 alle porte di Strasburgo, colpiti in nottata a Hautefierre, questo è il nome della località al confine tra, con la Germania, ospita questo mega raduno, accoglie scout da tutta Europa, Italia compresa. Al momento ci sarebbero 12 ragazzini feriti, ma in modo lieve, precisano gli organizzatori. Il violento temporale si è abbattuto durante la notte. Gli scout, tutti tra i 14 e i 17 anni, erano stati avvisati fortunatamente per tempo dalle autorità dell'allarme meteo. In quella zona sono frequenti violenti temporali in questa stagione, così che hanno passato la notte in un teatro vicino al sicuro. La protezione civile le ha aiutati portando coperte, acqua e cibo. Stamattina gli scout hanno potuto far ritorno nelle tende per riprendere il programma del campo. E adesso vi portiamo a raccontare l'imbarazzo, ma anche l'indignazione e la rabbia di Buckingham Palace per un filmato che è stato pubblicato dal tabloid inglese The Sun, una regina Elisabetta bambina, ma non a tutti ha suscitato tenerezza. Guardate perché. Ridono, scherzano e fanno il saluto nazista. Siamo nel 1933, un filmato amatoriale di pochi secondi mostra la futura regina Elisabetta, allora aveva 7 anni, sul prato della tenuta di Balmoral, che gioca con la regina madre, lo zio Edoardo VIII e la sorella Margaret. A un certo punto, davanti alla telecamera, tutti i protagonisti imitano il gesto del saluto nazista. Il video, rimasto nascosto per oltre 80 anni, è riemerso non si sa bene come dagli archivi della Casa Reale ed è finito sul sito del tabloid britannico The Sun, che con un gioco di parole inequivocabile lo ha titolato Their Royal Highnesses. Inevitabile la reazione stizzita di Buckingham Palace, che ha manifestato la grande delusione per come è stato ottenuto e utilizzato il video dal giornale di Rupert Murdoch. Le fonti vicine alla Casa Reale sottolineano come si tratti di immagini fuori contesto, relative a un'epoca in cui ancora non si conosceva la reale portata del nazismo e fare un saluto di quel tipo non aveva certo lo stesso significato acquisito successivamente. Si trattava in sostanza di un gioco che riprendeva un gesto visto nei cinegiornali dell'epoca. Del resto, spiega la nota di Buckingham Palace, il servizio e la dedizione della regina madre e della sua famiglia verso la loro nazione durante la guerra parlano da soli e scacciano qualsiasi ipotesi di simpatie verso il nazismo da parte della Casa Reale. Per il tabloid inglese invece il filmato è considerato da molti esperti di grande interesse pubblico, destinato a gettare una nuova luce sull'atteggiamento della famiglia reale nei confronti della Germania nazista degli anni 30. Del resto le simpatie verso Hitler sono sempre state attribuite allo zio Edoardo VIII, che si vede nel filmato. Fu l'unico re della Casa Reale britannica ad abdicare volontariamente dopo pochi mesi di regno, alla fine del 1936, ufficialmente per sposare Wallis Simpson, una donna americana divorziata per ben 2 volte. Uno scandalo e una scelta inaccettabili da parte di chi era anche il capo della Chiesa anglicana. Adesso andiamo al calcio con le trattative di calciomercato, calendario a mano, manca poco più di un mese all'inizio del campionato, lo sapete, quella che ci aspetta sarà una stagione di quelle compresse, perché poi ci sono da giocare gli europei di Francia e dunque occorre muoversi per tempo, non lo sta facendo la Roma, almeno per il momento, che fatica a piazzare colpi grossi di mercato. La Juventus invece ha più liquidità da mettere sul mercato dopo le cessioni eccellenti, quella più azzardata forse di Vidal. I tifosi bianconeri sognano una Juve ancora più forte e vincente. L'entusiasmo con cui ieri è stato accolto Simone Zaza testimonia lo stato d'euforia vissuto dall'intero ambiente. Sul campo invece Massimiliano Allegri prepara la Juventus che verrà, in attesa del sospirato rinforzo di centrocampo che sappia compensare la cessione di Arturo Vidal. E i nomi ricorrenti sono quelli di Draxler del Wolfsburg e di Mario Götze, 23enne trequartista del Bayern Monaco e della nazionale tedesca, tornato in auge in queste ore. Fiato sospeso invece da parte dei tifosi romanisti. Mentre la squadra, nella sua prima uscita della tournée australiana, ha ottenuto un successo di prestigio superando il Real Madrid ai calci di rigore, il DS Sabatini è da giorni a Londra per risolvere lo snodo cruciale del mercato giallorosso, che gira oramai attorno a 2 nomi. Il primo è quello del croato Edin Dzeko, attaccante centrale promessosi da tempo alla Roma. Accordo definito anche col Manchester City, sulla base di 23 milioni più 2 di bonus. Ma per l'ufficializzazione si attende l'evolversi dell'intricata vicenda
vicenda riguardante Mohamed Salah. Sabatini vuole tornare a Roma con entrambi i giocatori, ma dopo aver trovato l'intesa di massima col Chelsea, proprietario del giocatore, non vuole urtare la suscettibilità della Fiorentina. Ieri sera il presidente Viola della Valle ha usato toni distesi ma eloquenti riguardo la vicenda Salah. Bravissimo ragazzo, condizionato troppo dal procuratore. La chiave giallorossa per arrivare all'egiziano si chiama Mattia Destro, che la Roma aggirerebbe in prestito alla Fiorentina. Ieri invece il Milan ha presentato il brasiliano Luis Adriano, felice ed emozionato per l'approdo nel nostro campionato, dopo che lo scorso gennaio era stato sul punto di firmare proprio con la Roma, alla quale il club rossonero sta chiedendo da tempo il giovane difensore romagnoli, che Sinisa Mihajlov ci vuole a ogni costo dopo averne fatto un titolare inamovibile nella sua Sampdoria. Ma il Milan deve ora guardare dalla concorrenza del Napoli, entrato prepotentemente nella trattativa, che potrebbe scatenare un'asta al rialzo. Non è weekend di gare per la Formula 1, è weekend di riposo, ma anche di dolore e cordoglio per la famiglia di Jules Bianchi. Lo ricorderete, il pilota francese che è rimasto vittima di un terribile incidente nell'ottobre scorso, il Gran Premio di Suzuka in Giappone, è morto nella notte, non aveva mai ripreso conoscenza da quel terribile schianto, 25 anni, 26 ne avrebbe compiuti il prossimo agosto, pilota francese, cresciuto anche alla corte della Ferrari, non aveva mai nascosto di sognare di guidare una rossa nella sua carriera, così non sarà, cordoglio unanime, il saluto del presidente francese Hollande, ma di tutti i piloti, forse uno dei più sentiti, il tweet di Fernando Alonso che ha scritto: amico, compagno, talento, sorriso eterno, riposa in pace Jules. Un incidente, lo ricorderete, quello che coinvolse il pilota francese che andò a sbattere contro una gru che era in pista per rimuovere un'altra auto su cui ancora si indaga la dinamica. Comunque sfortunata, una morte che torna in pista durante un Gran Premio di Formula 1 vent'anni dopo la tragica fine di Ayrton Senna. Con questo ci fermiamo, il ricordo di Jules Bianchi tra poco nel TG Cronache, di mezzo però c'è la pubblicità e ancora gli aggiornamenti, tra poco. Pochi secondi alle 14, di nuovo insieme, ho il tempo giusto di ricordarvi come sempre la possibilità di rimanere informati, il nostro sito internet, tutti gli aggiornamenti, ancora l'informazione sulla 7 con il TG Cronache, dunque i titoli, vi ringrazio, buon weekend e se volete ci vediamo domani, grazie, buona giornata.